una rinfresca del genere. I corsi più attesi dell'anno sono quelli dell'Associazione del Laboratorio Luca, che si tengono in genere presso Palazzo d'Ambra al Porto. Ne parliamo con Silvano Brandi, che ci dice quali sono le novità di quest'anno e soprattutto quando cominceranno i lavori. Allora, noi di solito iniziamo un mese dopo l'apertura delle scuole, quindi diciamo che attorno a metà ottobre saremo operativi come sempre. E i corsi, manterremo i corsi degli anni scorsi anche perché siamo, diciamo, in overbooking, cioè nel senso che non riusciamo a sopperire alla forte richiesta che abbiamo. Quindi abbiamo tanti corsi e avremo bisogno di una seconda aula. Abbiamo anche fatto richiesta all'amministrazione per poter usufruire della parte superiore del Palazzo d'Ambra, dove stiamo noi, che è in disuso da 40 anni praticamente. Però pare che ci siano delle difficoltà, non so, staremo a vedere. Diciamo che da parte nostra c'è tutta la buona volontà per poter aumentare ancora di più il numero di ragazzi. L'anno scorso sono stati oltre i 400. Quest'anno vorremmo arrivare a 4,50, insomma, c'è questa voglia di migliorarsi sempre, di incrementare soprattutto i ragazzi e dare sempre nuove opportunità, perché pare che non ci siano molte opportunità per i ragazzi che, diciamo, qua a Ischia. Ecco, ricordiamo quali sono, diciamo, quelle sono le punte di diamante, certo, senza dirle tutte. No, tutte, anche perché sistematicamente me le dimentico sempre, quindi diciamo le più importanti, quelle più seguite, sono sicuramente teatro, con Salvatore Ronca, sia per i piccoli delle scuole elementari che per le scuole superiori. Poi abbiamo fotografia con Enzo Rando, abbiamo canto con Salvatore Ferraiuolo, chitarra pure un altro corso molto seguito. Ceramica, super seguito, insomma, Poi ci sono pittura. quelli che sono, insomma, gli aiuti per chi, per esempio, zoppica poi in inglese e latino. Sì, abbiamo poi quelle lì che sono un po' più difficili, tipo il latino, e diciamo abbiamo meno persone, però sono quelle lì che hanno più bisogno e chiaramente magari non hanno possibilità di pagare un insegnante privato che costa, e allora si possono affidare a noi, sia col latino. L'inglese invece è fatto da Maddalena, diciamo, in una maniera molto, molto moderna, solo conversazioni, in modo che, diciamo, si impara e sciolgono di più il loro modo di parlare in inglese. Insomma, diciamo che questi corsi qua sono quelli che riusciamo a tenere per tutte e tre le fasce, sia elementare, medie e superiori.